Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo un po' sul tier maker a fare delle bellissime liste che categorizzare in qualche modo dei personaggi di una delle serie TV che ho portato in questo canale sotto forma di trailer reaction su appunto le ultime due stagioni, se non erro. Chiaramente parliamo di The 100, guardando un po' questa schermata che vedete anche voi, non tutti i personaggi me li ricordo, perlomeno i nomi perché alcuni sono secondari e tipo magari neanche me le ricordo bene, ma in ogni caso andremo più a ricordare quelli principali e quelli magari più recenti, visto che comunque alla fine dei conti parliamo di una serie TV che arriverà alla settima stagione, che è iniziata 6 anni fa, quindi 6 anni io posso essermi tranquillamente dimenticato un po' tutto. Ma chiaramente andiamo a vedere un po', insomma, facciamo così, tutti quelli che non mi ricordo li metterò in questa casistica di ok, che sono insomma, no, no, shit, ma insomma, un po' sul limbo. Diciamo che teniamo questa categoria come un limbo nel momento in cui non mi ricordi, il personaggio. Qua quelli che non mi piacciono, qua quelli che mi piacciono, quelli normali, e qua quelli che mi piacciono, e qua che mi piacciono proprio in modo god, quindi quasi divinamente. Direi di iniziare perché il primo personaggio è un personaggio della prima serie, mi pare, che poi muore, Anya, ed è uno di quei personaggi secondari che in realtà non mi sono mai dispiaciuti. Chiaro che non posso metterli gold, perché chiaramente sono affezionato ad altri, però su Grit, quindi buoni, buoni insomma, va bene. Abbiamo, persone 2, abbiamo i due, Ali, che è l'intelligenza artificiale, e Becca, che è colei che ha creato l'intelligenza artificiale e che ha portato praticamente alla distruzione della Terra la prima volta. Diciamo che forse il cattivo è riuscito meglio del buono, quindi lei la metto già su good, perché non mi è dispiaciuto, anzi, poverina, neanche colpa sua, quasi, cioè sì, lo è, ma in modo quasi in buona fede. E il cattivo come intelligenza artificiale ce lo mettiamo un po' più su, perché effettivamente quello che ha fatto l'attrice è molto brava, secondo me, a differenziare le due parti. Praticamente una è praticamente qualcosa di robotico in qualche modo, mentre l'altra è una persona normalissima. Quindi sicuramente questo ha aiutato anche l'interpretazione stessa dell'attrice. Questo qua non mi ricordo chi sia, ragazzi, cioè io lo metto qua, iniziamo già. Cioè queste tre qua io non... chi sono? Personaggi secondari che è perfetto, abbiamo già una listona enorme di questi personaggi secondari, quindi possiamo continuare dopo aver già riempito praticamente tutto. Dioza è uno dei miei personaggi preferiti, io ve lo dico, ve lo metto già qua. È un cattivo che diventa buono in realtà, perché poi si adatta, però devo dire che mi è sempre convinto come personaggio, pur essendo uscito solo la quinta stagione, se non erro, quindi la mettiamo qua. Lei è quella che va, quella, sì, ho capito qual è, quella che vive sempre da sola, è good, cioè niente di che. Ecco qua, attenzione, questo personaggio qua è il principale, sostanzialmente. Clark è il personaggio principale. Ora, sicuramente principale non posso metterlo qua, però a me non è mai piaciuto, quindi in questo modo, tenendo questa come limbo, lo mettiamo su good, perché a me il personaggio di Clark non piace affatto, ma chiaramente conosco in lei comunque un peso specifico all'interno della serie TV. Ecco, è che invece mi piace, non eccessivamente, però la mettiamo su grit, perché mi piace parecchio. Ecco lei, è un personaggio che diventa principale dopo essere stato secondario per diverso tempo. È un personaggio che poi si lega con un altro personaggio, come sapete. Il nome può venire in mente, mi pare che si chiami Emory. È un personaggio che lo mettiamo su good. Mi piace un po' più di Clark in realtà, però è un personaggio primario ma molto secondario nella sua primarietà. Lei è la compagna di Monty, che vedremo dopo, e poverina, non ha fatto nulla di male, lo mettiamo qua, ma non è un personaggio secondario. Lei è la madre di Monty, vabbè, ma lei vabbè, è un personaggio molto secondario, lo mettiamo qua. Lei è colei che viene, che muore, è colei che abita, mi pare, nel monte famoso, e muore nella seconda serie, non la prima, forse la seconda serie. A me non dispiaceva, però poi è rimasta poco, quindi diciamo che non è che possiamo. Indra è sicuramente uno dei miei personaggi preferiti, perché chiaramente cazzuta com'è, lei diventa anche buona. Inizialmente era cattiva, o meglio dire, era un po' dubitava un pochino, faceva anche bene il popolo del cielo, però alla fine la mettiamo qua, ed è veramente tra i miei preferiti. Lei è, poi si taglia i capelli e inizia, ecco lei che praticamente prende il posto del una sorta di guardiano
quella che poi in realtà è l'intelligenza artificiale, cioè la fiamma, è un personaggio good, nulla di trascendentale. Non mi ricordo chi sia. Neanche tu. Ecco qua, Bellamy. È un personaggio che inizialmente metti sicuramente trash shit, ma poi col tempo te ne innamori. E forse per questo, facendo una media, non posso mettere così alto, ma sicuramente mi piace molto e l'accosto alla sua compagna. E lei è una delle... Sì, però... sì, stai qua. Oh, ecco qua. Lei è un personaggio... Raven, sì. Raven, come cavolo si chiama? Che mi piace molto. Credo che sia la mia opinione influenzata dal fatto che è effettivamente la ragazza più bella del cast, però effettivamente mi piace assai. È tra i miei preferiti, la metterei qua. Non mi ricordo chi tu sia. È Dawson Creek, questo. Viene direttamente da Dawson Creek. Non mi ricordo chi tu sia, ma devo dire la verità che neanche tu mi ricordo chi tu sia. Questo qua è il padrone del popolo della montagna, praticamente. E quindi me lo ricordo, ma lo metto qua, non mi è mai piaciuto particolarmente. Non so chi tu sia. Questo ad occhio è orientale, potrebbe, ma non mi ricordo chi tu sia. Neanche tu. Ah, eccolo qua. No, questo qua è un personaggio di quelli che diventa principali. Nasce come, cioè, un comprimario, il classico personaggio comprimario. Che in realtà lascia, sì, diciamo che serve un po' a, insomma, è Miller se non erro, serve comunque alla storia, ma nulla di che, io lo metterei qua. Questo qua invece mi piace un po' di più, che è il medico, però sì, è un comprimario, direi, lo lasciamo qua. Lui muore alla fine della prima stagione, poverino, non è che abbia tante colpe. Era insieme, mi pare, appunto a Blake e muore, tra l'altro, mi pare che lo sacrifichi proprio lei. Tra l'altro, però, era anche insieme, è stata anche a Ray, ma mi sono messo insieme un po' a tutte. Eccola qua, eccola qua. Lei è forse il personaggio principale per eccellenza dopo Clark, perché sicuramente Octavia è la sorella del personaggio principale, che è appunto Bellamy, quindi diciamo che in ordine di importanza è il terzo personaggio principale. La sua è una crescita particolare perché forse è quella su cui si lavora di più a livello di introspezione, perché passa da buona a cattiva e torna ad essere buona, si capisce nell'ultima stagione e si capirà ancora meglio forse nella settima. Tutto sommato è un'attrice che adoro, nel senso che sono sempre un po'... insomma, però diciamo che fa tanti errori come personaggio e spesso... diventando apparentemente debole, lo metto vicino al fratello, ecco, diciamo così, gli diamo un piccolo handicap. Non mi ricordo chi tu sia. Lui è l'ingegnere che in realtà è il mentore di Raven. A me dispiace che quando muore, Sinclair si chiama, dispiace quando muore, però diciamo che è un personaggio che non mi è mai dispiaciuto, lo metterei qua, così, lo mettiamo così. Altro personaggio principale sul quale Murphy, un'introspezione particolare, nel momento in cui insomma, sì, si cerca di, però è un personaggio che è solo dannoso e per questo motivo, per quanto sia molto bravo l'attore, come personaggio lo mette proprio sono uscite perché personaggio che crea solo danni e questo qua senza di lui secondo me avrebbero fatto 3 stagioni perché tutto andava per il verso giusto. E questo è Jasper, che purtroppo muore e a me è sempre piaciuto. Io non lo metto su, però lo metto qua sicuramente. Lui è il figlio di Monty, che per ora metto nulla, lo metto su Good, non mi ricordo chi tu sia. Lincoln, uno dei personaggi preferiti per eccellenza, e lo metto qua su. Marcus Kane anche. Lui inizialmente era cattivo, insomma, è lui che poi manda questi 100 giù, era lui, insomma, il patriarca, il capo. Però la sua diventa un percorso, forse, ecco, l'introspezione di Marcus è molto più interessante e anche quello che è poi lo stravolgimento. Poi muore, diciamo che poi viene anche risuscitato inizialmente grazie appunto alla famosa fiamma, che in realtà è la trasposizione della fiamma da parte degli ultimi personaggi che incontrano in questo nuovo pianeta. Però diciamo che il vero Marcus Kane ha questo volto qua. Lui era uno degli scagnozzi inizialmente, il pilota di Dioza. Che però in realtà poi si innamora di Raven e te buono, è un personaggio normalissimo, lo metterei qua. Monty, sicuramente uno dei miei preferiti, senza il suo sacrificio non sarebbero arrivati nell'ultimo pianeta. Ecco Lexa, capo delle 12 tribù, mi pare che fossero 12, e lo metto tra i miei preferiti. Io l'adoravo, poi è morta anche lei. E questo è uno degli scagnozzi, lo diciamo qua. Questo
Questo è il cattivone di Diozza, personaggio che mi sento a mettere sulle palle. Questo è uno dei re dei 12 clan, praticamente, è un buon personaggio. Ecco qua, già, che è uno dei caponi del popolo del cielo, lo metto qua. Questo è un personaggio che mi piace moltissimo come attore, nel senso che l'ho visto anche su The Flash, che faceva il villain. Poi invece fa il guardiano della fiamma, lo metterei qua. Il figlio di Già, che muore dopo poco, personaggio che metterei su Good, nulla di che, non mi ricordo chi tu sia e non sei neanche bella a vedersi. Il cattivone, il re dei cattivi, insomma, del nuovo pianeta, è un personaggio un po' diabolico, interpretato anche bene, però non tra i miei preferiti. Questo è un personaggio di poco rilievo, in realtà è una delle cavie che vediamo alla fine. Ok, questo. Lei è un personaggio, lei è comunque una delle coprotagoniste, insomma, la mamma di Clark, però la metterei qua, non è che vada matta. Sì, io ti ho visto qualche parte, ma sì, nulla di che, la mettiamo qua. Sì, lei. Non mi ricordo chi tu sia. Lui mi sta altamente sulle palle, diventa cattiva, poi viene anche ucciso, appunto dopo aver ucciso Sangue Freddo, appunto Lincoln, che qua sopra. Maddy, la bambinetta la lasciamo qua, in realtà non provo grande simpatia. Questa la becchiamo sulla penultima serie, la quinta in realtà, però la mettiamo qua. Anche tu, che non so chi sia, questa sicuramente è una delle regine di qualche popolo, la mettiamo qua. Bene ragazzi, questa è la mia tier list, li ho messi tutti quanti, ci sono 7 nella parte più alta e 3 nella parte più bassa. Vi lascio il link di questa tier list sotto in descrizione, in modo che possiate farla anche voi e screenare e mandarmi tutto, appunto, insomma, nella mia pagina Facebook, e poi pubblicherò anche lì. Grazie a tutti per avermi seguito e buona giornata. Ciao!